Sono qui innanzitutto per salutare l'uomo Maurizio Valenzi, la sua elevata umanità, la sua integrità morale, la sua onestà intellettuale. Sotto il governo di Vichy, sotto le torture elettriche che ha subito, non si è mai piegato. Però sempre mi ha detto il medico che lo ha seguito nelle ultime ore, si parlava in francese, dicevano le frasi in francese, perché Maurizio era nato a Tunisi, avvicinandosi verso la fine era come ritorno all'infanzia. Questo è un ricordo bellissimo che mi porterò sempre, sì, ma tanti ricordi. Non posso naturalmente, da coerente comunista, da marxista-leninista, condividere le trasformazioni politiche di Maurizio Valenzi, né tantomeno quelle anche del suo amico Giorgio Napolitano, oggi Presidente della Repubblica. Giovedì 25 giugno 2009, nella sala dei baroni del Maschi Angioino a Napoli, si sono svolti i funerali dell'ex sindaco della città partenopea Maurizio Valenzi, morto martedì sera in una clinica di Acerra all'età di 99 anni. Maurizio Valenzi è stato un uomo politico molto legato all'isola d'Ischia e alla famiglia di Gennaro Savio, uno dei leader isolani del Partito Comunista Italiano, il quale, assieme ad altri compagni, fondò le sezioni nei vari comuni dell'Isola Verde. Alle prime ore del mattino, tra i primi a rendere omaggio a Valenzi è stato Domenico Savio, attuale segretario generale del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, che lo conobbe da giovanissimo. Sono qui innanzitutto per salutare l'uomo Maurizio Valenzi, la sua elevata umanità, la sua integrità morale, la sua onestà intellettuale. Mi piace ricordarlo dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando era impegnato nella resistenza, nella liberazione di Napoli e del Mezzogiorno dall'occupazione nazifascista. Lo ricordo quando io ero ragazzo di pochi anni, veniva sull'isola d'Ischia a incontrare i compagni, a parlare nelle sezioni dell'ex PC dell'isola. Maurizio Valenzi era, oltre che legato politicamente a mio padre, Gennaro Savio, dirigente comunista a livello locale e a livello provinciale, era legato alla mia famiglia anche da vincoli di amicizia, di stima personale. Lo ricordo quando veniva a casa, mangiava con noi su una tavola semplice, da contadini, dove però l'essenziale non mancava. E dopo mangiato, di pomeriggio si riposava sempre un poco e poi prendeva appunti, ascoltava mio padre o altri compagni che venivano a trovarlo a casa mia, appunti che poi sviluppava negli incontri la sera di sezione oppure nei comizi che si sarebbero tenuti in piazza. Naturalmente, per la coerenza politica di autentico rivoluzionario marxista-leninista che da sempre ne hanno contraddistinto l'azione politica, Domenico Savio non ha mai condiviso ed anzi ha sempre condannato la scelta opportunista e anticomunista dai vecchi dirigenti del PC di gestire l'infame sistema capitalistico, anziché lavorare per abbatterlo e costruire la società socialista. La svolta revisionista del PC, che tra l'altro portò Valenzi ad amministrare Napoli da sindaco, ha rappresentato, purtroppo,
purtroppo l'apripista agli odierni e sciagurati governi di centrosinistra e a Napoli in Campania al disastro della gestione politica di Antonio Bassolino e amici che con la loro politica capitalistica e antipopolare hanno favorito gli interessi della classe padronale e penalizzato quelli della classe lavoratrice. Di Valenzi, invece, non posso condividere la sua esperienza di sindaco di Napoli, un'esperienza fondata sui compromessi, sulle mediazioni, dove tutto sommato quell'amministrazione detta di centrosinistra, ma non è che aveva molto neppure di centrosinistra, amministrava comunque bene, comunque continuava ad amministrare bene diligentemente gli interessi della borghesia di Napoli, della classe benestante di Napoli, mentre i problemi dei disoccupati, degli abitanti dei quartieri, della miseria popolare continuavano a rimanere quelli che erano stati sino a quel momento. Non posso naturalmente, da coerente comunista, da marxista-leninista, condividere le trasformazioni politiche di Maurizio Valenzi, né tantomeno quelle anche del suo amico Giorgio Napolitano, oggi Presidente della Repubblica. Stiamo parlando di ex comunisti che probabilmente di ideologia, di teoria, di strategia comunista avevano ben poco e che poi sono finiti a diventare sostenitori, governatori di questo infame sistema capitalistico. Poco dopo è giunto nella sala dei baroni anche l'attuale sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino, che ha ricordato Valenzi con affetto ed ha ammonito. Però una cosa comparata ai miei genitori, dirò poi anche da un'amica comune, che è quella di una persona che in Tunisia, quando tutto era avverso all'idea democratica, in Francia, sotto il governo di Vichy, sotto le torture elettriche che ha subito, non si è mai chiarito. Quindi cosa insegna? Insegna a credere nelle cose e a metterci tutto se stesso. Certo, un discorso da grandi uomini per una grande politica. Spesso tutti quanti siamo piccoli uomini o piccole donne per una piccola politica. Grazie. Al funerale dell'ex sindaco di Napoli era presente anche l'attuale governatore della regione Campania Antonio Bassolino, che ha prima accennato alle sofferenze patite da Valenzi e infine ne ha ricordato le ultime ore di vita. Mi ha detto il medico che lo ha seguito nelle ultime ore, si parlava in francese, riuscivo delle frasi in francese, perché Maurizio era nato a Tunisi, avvicinandosi verso la fine, era come un ritorno all'infanzia. Questo è un ricordo bellissimo che mi porterò sempre, insieme a tanti ricordi. Abbiamo avuto, soprattutto negli ultimi anni, un rapporto umano bellissimo. Quando feci 90 anni, mi chiesi che cosa gli avrebbe fatto più piacere. Mi disse, organizzi la mostra, che era pittore, artista. Organizziamo qui, però, ma si aggiungi. Bellissima mostra, Maurizio era felice come un bambino. Da questo punto di vista Maurizio è stato un grande politico, un grande sindaco, non era un politico che pensava solo alla politica, questo è stato anche un bello, un politico intellettuale, artista, pittore.